Siamo a Milano per il simposio del Niguarda Cancer Center per fare il punto sulle ultime novità terapeutiche in campo ematologico. Parliamo di piastrinopenia immune con il professor Francesco Rodeghiero, a capo del Dipartimento di Ematologia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Professor Rodeghiero, innanzitutto, che cos'è la piastrinopenia immune? Sì, è una malattia del sangue che consiste in un calo importante del numero delle piastrine nel sangue. Diventa importante quando questo tasso di piastrine scende sotto i 30.000 per microlitro, colpisce bambini e adulti. Il rischio ovviamente è quello delle emorragie. Caratteristica della malattia però è di essere una piastrinopenia isolata, cioè non dipende da un'altra malattia di base, quindi è una piastrinopenia immune primaria. La frequenza di questa malattia è abbastanza elevata, 20-30 casi ogni 100.000 abitanti, ci sono 3-4 nuovi casi per anno per 100.000 abitanti. Come si fa la diagnosi di questa malattia? La diagnosi si fa sostanzialmente per esclusione. In un paziente che non ha nessun'altra anomalia all'esame emocromocitometrico, ma soltanto un calo delle piastrine abbastanza importante, si richiede di esaminare attentamente lo striscio di sangue periferico per escludere altre anomalie di accompagnamento, e se non si trova una causa che sostenga questa piastrinopenia, si fa una diagnosi di esclusione che ci porta alla diagnosi della malattia, che si ritiene dovuta, e ci sono prove in questo senso, alla formazione di autoanticorpi contro delle proteine di membrana delle nostre piastrine, per cui queste vengono poi rimosse dalla milza del sistema reticolo endoteliale, e anche questi anticorpi colpiscono il midollo causando una minor produzione di piastrine. Come vengono trattati questi pazienti? L'approccio terapeutico dipende dalla fase. In fase iniziale si usano sempre, quando c'è un rischio di emorragia però, quindi in genere sotto i 30.000 per microlitro, il cortisone, in genere il prednisone, per 2-3 settimane, e poi si cerca di sospenderlo, però questo in genere dà un risultato parziale e non sostenuto. Se il paziente ricade o comunque non ottiene un risultato e rimane a rischio di emorragia, dopo alcuni mesi di attendismo per verificare l'evoluzione della situazione cercando di impiegare farmaci non tossici, si considerano delle alternative che sono la splenectomia, cioè la rimozione della milza, l'uso dei nuovi farmaci che sono i tromboproietinomimetici, il trombopagheromiplostin, ed eventualmente il rituximab, che è un anticorpo anti-CD20. Questi farmaci e questo approccio chirurgico e la splenectomia devono essere considerati in modo differente nei singoli pazienti e da personale esperto, e il personale esperto è un ematologo con esperienza in questi casi. Che risultati si ottengono con queste terapie? I risultati che si possono ottenere, per esempio con la splenectomia, è che il 70% delle persone sostanzialmente guariscono, però molti non hanno desiderio di rimuovere un organo di per sé sano e quindi ricorrono a queste alternative. I tromboproietinomimetici danno risultati analoghi ma richiedono un'assunzione continuativa e soltanto in alcuni rari casi si possono sospendere, altrimenti ritorna la malattia. Il rituximab non ottiene risultati a lungo termine superiori al 20%. Ben si capisce quindi che ci sono necessità di individuare altri farmaci. E fra questi adesso, per esempio, si tenta di studiare il fostamatinib, che è un farmaco che inibisce la SYK chinasi, che è dentro i macrofagi, quindi inattiva i macrofagi e non riescono più a mangiarsi le piastrine ricoperte dagli autoanticorpi. In genere la malattia è benigna, è soltanto su 100 pazienti che iniziano la terapia, 2-3% dei casi hanno un'evoluzione realmente drammatica con rischio di morte per emorragia o rischio di effetti tossici dai farmaci. Quindi il consiglio che si dà è che vada in mani esperte per evitare che la terapia peggiori la situazione, in mano a un ematologo che vede questi casi e che sa bilanciare i rischi e i benefici delle singole terapie.